in realtà è soltanto una lista desiderata, perché secondo me il Movimento 5 Stelle è bellissimo, effettivamente quando riusciamo a fare comunità andiamo avanti più veloci. Allora, dei suggerimenti, non so come dire. Siccome noi abbiamo comunque 6 province, 7 consiglieri, se è possibile magari dividere i vari consiglieri di varie province in modo che ciascuna provincia si senta rappresentata. Poi è normale che comunque voi siete consiglieri di tutti. Su 5 province sono da un po' lontano. Quindi a maggior ragione il lavoro è facilitato. Poi, questo è bello. Poi, eventualmente, c'è qualche possibilità, cioè difficoltà di contatto. Quindi magari, non lo so, proprio mettendo questi portavoce provinciali è possibile magari rimanere in contatto sia con i nostri consiglieri regionali che con i parlamentari, e questa è un'altra cosa. Nel senso che magari se vi dividete perché magari ci sono alcuni che comunque Benevento non ha espresso nessun consigliere, sarebbe bello comunque avere qualcuno. Poi, vabbè, eventualmente sfruttare una eventuale sede regionale per fare degli incontri tematici, come giustamente diceva qualcuno, sarebbe bello, diciamo, efficace. Poi, eventualmente, siccome questi incontri sono bellissimi, però per quelli che sono del movimento, e bisogna aprire a tutti quanti, avere un comportamento, diciamo, più inclusivo piuttosto che escludere. Alcuni meetup si fondano su delle regole un po' rigide ed è difficile stargli dietro. Io ho avuto difficoltà anche a sapere questo incontro perché vengo da un'altra regione adesso e non ho i canali informativi adatti. Quindi magari, che ne so, tipo fare degli incontri scadenzati, periodici, a fine mese il movimento si incontra, eccetera, eccetera, così anche persone che... Cioè, avete già provato? Vabbè, riproviamo magari. E poi, vabbè, niente, che altro volevo dire? Cercare di fare un po' meno polemiche ed essere più propositivi, perché è brutto sentir dire sempre quello ha fatto, quell'altro ha fatto, che ci importa di quello che hanno fatto gli altri. Grazie. Luca, il cognome lo lascio a voi, c'è? Non c'è? E allora, se c'è Mario Orrico. Ok. Allora, buonasera a tutti, io sono un ragazzo calabrese che studia a Napoli. Volevo solo dare 2 suggerimenti ai nostri consiglieri regionali. Penso che sia essenziale riuscire a fare un collegamento tra quello che è il consiglio regionale e le università, perché le università possono essere per tutti noi un laboratorio di idee infinite, quindi non abbiamo nemmeno bisogno poi di persone competenti o magari pagare qualcuno per fare un determinato lavoro. E poi volevo chiedervi se c'è la possibilità di riuscire magari a colmare quel gap che c'è ancora tra la rete e la realtà, perché penso che questo sia uno dei più grandi limiti che ad oggi è il movimento, in quanto molti dei dissapori che si creano nei meetup a livello comunale, a livello regionale, ci sono proprio perché molti non riescono ad accettare che un attivista sulla rete magari si candida senza aver fatto attivismo sul territorio. Quindi se anche adesso a livello nazionale riusciamo a colmare questo gap, penso che il prossimo governo sarà sicuramente 5 Stelle. Grazie. Grazie. Sandra Mastroianni. Ok. Dopodiché ci sono sempre, se qualcuno vuole intervenire. Buonasera. Allora, fino adesso ho sentito parlare molto di viato. Quello che mi premeva, il problema che mi premeva invece era quello degli ATA, cioè dei rifiuti. Sappiamo che il Consorzio Unico di Napoli e Caserta è commissariato da tempo immemorabile. Qui a Benevento le problematiche sono un po' diverse, però volevo sapere noi come movimento, quindi questa è una domanda per Valeria, come ci proponiamo... Insomma, riguardo alla questione dei rifiuti, riguardo a questa questione degli ATA, e basta, insomma, solo questo. Poi volevo fare giusto una battutina, cioè farvi gli auguri, perché vorrei che dimostraste che effettivamente, secondo me, De Luca è un personaggetto e solo voi potete dimostrarlo. Grazie. Allora, abbiamo la serie di risposte. Sì, di persone che volevo. Luigi Cirillo mi aveva chiesto di intervenire. Ragazzo, Edoardo. Non so dove finire. Comunque, sì, non ho trovato il problema perché all'università cosa succede? Oltre a congelare i borsi di studio, come è accaduto per la periodo secondo, ricordiamo i dati, 50.000 borsi di studio congelate, c'è anche il problema della tassazione. Da quando mi iscrissi all'università il primo anno fino al quinto anno, la tassa regionale, che è una quota fissa che paghi a prescindere dal reddito, perché tu paghi la tassa regionale e la quota all'università, che si ripartisce in 2 quote, a 2 semestri, e dipende dalla progressività, cioè più il reddito è alto, più paghi, meno paghi perché meno sei, diciamo, benestante, però invece la tassa regionale è quella. Allora capita che anche chi ha reddito zero,
comunque devi pagare una tassa regionale che è fissa più oltre alle due quote che sono la più bassa fascia, quindi non c'è differenza tra chi ha un ISEE per esempio di 1000 euro e più e chi invece ha il reddito completamente zero ai 6 imposto. Quindi bisognerebbe secondo me applicare un tetto esente a chi poi presenta effettivamente un reddito ISEE zero. Tra l'altro poi per far fronte alle esigenze degli studenti nel programma elettorale abbiamo scritto palesemente trasporto gratuito per gli studenti, che significa esentare, ecco, gli studenti che devono viaggiare e recarsi presso l'università, non solo l'università ma anche i licei. Quindi le misure a fronte degli studenti che hanno bisogno ci sono e ci saranno in come. E andremo a fare fra sul collo su quella che è la macchina regionale, dove le politiche da Caldoro a Bastonino ancora prima hanno fatto altro che tagliare sull'istruzione e sulla ricerca scientifica. 3 mesi fa mi sono laureato e conosco tanti miei colleghi di università che hanno svolto poi dottorato di ricerca e continuano a lavorare come precari all'interno dell'università, perché non ci sono poi effettivamente soldi per sostenere ricerca scientifica all'interno dei poli universitari e la situazione è deprecabile, visto che addirittura mancano i macchinari all'interno dei sedi dipartimentali dell'università. Da questo punto di vista, avendo almeno io personalmente la percezione diretta del problema, figuriamoci se il gruppo consigliare non si adopererà per questo. Garantire un'istruzione adeguata nel nostro territorio per raggiungere comunque gli standard che ci sono anche nelle altre regioni d'Italia. Grazie.